Benvenuti, bentornati e ciao a tutti. La voce non è ancora tornata del tutto, fa niente. Giro video comunque. Sta migliorando pian piano, però evidentemente l'universo continua a dirmi taci, taci, ma universo, non hai capito che qua comando io. E io zitta, non ci sto. Bene, iniziano i video con finestre aperte. Adesso per il momento questa della cucina ce l'ho chiusa, ma è aperta quella in salotto, quindi se sentite i rumori sottofondo, scusatemi, ma è scoppiata la primavera. Non dico finalmente perché, cioè, in verità la primavera non mi dispiace, ma per me al sole ci sono già temperature troppo alte. Prima sono andata a fare la spesa a piedi, sono tornata che ero sui gomiti, però. È giusto che sia arrivata la primavera, soprattutto con tutto quello che è successo nella mia regione nell'ultima settimana. Io vi ringrazio tantissimo per i messaggi che mi avete mandato su in direct su Instagram e qualcuno mi ha commentato anche sotto qualche video, ad alcuni ho risposto, ad altri no. Sapete che con i commenti sono un po' a rilento nel rispondere. Però vi ringrazio tantissimo. Qua, fortunatamente, dove abito io abito a Modena e molto vicino al centro, quindi qua, a parte disagi soliti di una pioggia ininterrotta per giorni e giorni, non è successo nulla. Ma la mia regione, come ben sapete, è stata colpita profondamente da questa pioggia, che è tramutata poi cioè non è tramutata la pioggia in alluvioni, ha fatto sì che si verificassero delle alluvioni. Non c'è purtroppo niente da dire. Quindi cerchiamo di distrarci parlando di libri. Questo non è né il canale né il momento e non sono io la persona giusta per parlare di quello che è successo. Ovviamente il mio pensiero, il mio cuore è con tutte le persone che stanno soffrendo e che sono in una situazione che dir disagiata è dir poco. Ma noi cerchiamo di distrarci per quanto è possibile e parliamo di libri. Bookshelf tour dei libri non letti, come avete già visto dal titolo del video. Siamo arrivati, io forse tra 20 anni, se ancora farò video, capirò che è specchiato, quindi non devo fare così, ma così, vabbè. Siamo arrivati qui e tra l'altro. Ho già visto mentre tiravo fuori che tantissimi libri di questo scaffale sono libri che avete già visto, alcuni anche recentemente perché fanno parte degli ultimi book haul, ma questa è la libreria più disordinata perché essendo questa più accessibile. E soprattutto l'ultima che ho montato, a differenza di quella in salotto che c'è da un bel po' di tempo, ci appoggio i libri che compro dopo che ho girato i book haul e quindi li metto un po' a casaccio dove ci sono i buchi, dove c'è posto e quindi si sono confusi libri che ho da parecchio tempo che non avete mai visto a libri che avete già visto. Vabbè, tanto ormai lo sapete, ve l'ho già spiegato tante volte. Poi questo è uno scaffale che non vi farò vedere perché qui veramente sono i libri solo degli ultimi book haul, anche direi tra i più recenti. Dopo si passerà lì sotto e poi questa serie di video infinita che io pensavo non si sarebbe cacato, detto in maniera molto educata e poetica, nessuno, e invece stanno piacendo un sacco e ci sono persone che mi hanno commentato dicendo no, come faremo quando finirà questa serie di video? Ne troverò altri, non vi preoccupate, sarò sempre qui a rompervi le scatole. No, non me ne vado. Allora, cominciamo perché, come sempre, ci sono quattro pile di libri belle alte qua di fianco a me. Allora, primo libro che, come sempre, non mi ricordo come è finito a casa mia. No, mi ricordo perché c'è questo prezzo scritto a matita, quindi l'ho preso al Sognalibro, libreria dell'usato qui di Modena, L'accusata di Slavenka Draculic, non so cosa ho letto, tra l'altro grazie a chi nei commenti mi dice le pronunce giuste, grazie, poi io spero di imprimermi nella memoria quello che voi mi scrivete nei commenti, ma
Sapete che io proprio ho una difficoltà a memorizzare le corrette pronunce dei cognomi e dei nomi degli autori stranieri. Però voi fatelo, io non mi offendo, anzi, cioè scrivete ovviamente con le dovute maniere, non brutta, deficiente, non sei capace di... No, perché l'ho sempre ammesso e lo sapete che io non so pronunciarli, però... E correggetemi nei commenti, ditemi si legge così perché io cerco di imprimermi quello che voi mi insegnate e mi scrivete nei commenti fino al video dopo, nel senso che l'arco di tempo in cui la mia memoria riesce a funzionare è quel lasso di tempo lì più o meno, di 3, 4, 5, 6 giorni, 7 al massimo. Però il commento rimane lì, quindi magari ogni tanto me lo vado a riguardare e cerco di dire ok, si legge così, si dice così. Quindi, Slavenka Draculic, libro preso perché sicuramente qualcosa mi ha colpito nella trama, perché io non conosco l'autrice ed è un libro di cui non ho mai sentito parlare. Edizioni Keller, tra l'altro, che è una casa editrice che mi piace abbastanza. Non la conosco benissimo, ma quel poco che ho letto mi è piaciuto sempre tanto. Volevo vedere se c'erano qualcosa, si diceva qualcosa anche sull'autrice di questa Slavenka Draculic che ha questo cognome particolare, non so se è il suo vero cognome, perché Draculic ricorda un po' Dracula o se è uno pseudonimo. È nata Rijeka, chissà, chissà, Rijeka, vabbè, nel 49, scrittrice, giornalista e saggista. I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati in diverse lingue. In Italia è nota sin dagli anni 90. Nota non a me, ma vabbè, grazie alla pubblicazione di alcune sue opere sul mondo comunista e postcomunista. Con alcuni romanzi come Pelle di marmo, Il gusto di un uomo, Come se io non ci fossi e Il letto di Frida. Vive in Croazia e Svezia. Così, cioè due paesi molto simili, no? Croazia e Svezia. Quindi questa è l'autrice. E di cosa parla? Una giovane donna, di cui non conosciamo il nome, è sotto processo con l'accusa infamante di aver ucciso la madre. Ecco, questo so già che quello che mi ha colpito è in queste prime frasi. Sapete che rapporto madre e figli, e soprattutto se è un rapporto come in questo caso, immagino conflittuale, mi attira sempre molto. L'imputata però non si difende, non parla, ascolta, riflette e soprattutto ricorda. È così che il lettore, attraverso il suo lucido flusso di coscienza, viene man mano a conoscenza delle circostanze che l'hanno portata all'omicidio. Non vado oltre perché non voglio sapere altro, però molto molto interessante. Poi, qui cosa abbiamo? Questo è un libro che io ho in casa da parecchio tempo e mi era stato regalato sempre da mia sorella, insieme a quell'altro libro che vi ho fatto vedere, non mi ricordo quando. La legge di Bonn, l'autore non me lo ricordo, mi aveva regalato quello e questo. La legge di Bonn l'avevo letto, e questo invece, cioè l'ho letto, questo invece non ancora da allora quando mi è stato regalato. Futuro Zero di Jack Womack, 16.000 lire, quindi prima del 2000 mi è stato regalato di sicuro perché c'è ancora il prezzo in lire e solo in lire. Quindi non quei prezzi di quando c'è stato il passaggio lira ed euro e quindi mettevano tutti e due i prezzi. Ed è ancora nuovissimo, cioè a parte ovviamente le pagine un po' ingiallite, ma è perfetto. Sembra uscito adesso dalla libreria. Vediamo di cosa parla questo libro che è nella mia libreria dai secoli dei secoli, almeno da 20 anni. Benvenuti nel XXI secolo, forse l'ultimo della storia del nostro pianeta. Bene, cominciamo con dell'allegria sempre. Che cosa ci si può aspettare da un mondo in cui le controversie tra le più importanti multinazionali vengono risolte in una lotta all'ultimo sangue tra i rispettivi dirigenti? Ma sto registrando? Sì, ok, mi ero venuto il dubbio di che fatica. E che dire della venerazione per Elvis che ha generato una vera e propria religione? Vi piacerebbe poi guidare su una strada in cui il delitto di lesa corsia porta dritti dritti alla tomba? No, non mi piacerebbe, però sono una di quelle che quando guida è abbastanza isterica e agitata, quindi potrebbe fare al caso mio una realtà del genere. Per non parlare dell'inquinamento, della radioattività diffusa, della violenza come moneta di scambio. Se siete ancora disposti a questo viaggio nel futuro, preparatevi a leggere la storia di un amore romantico impossibile, avversato dal cinismo dei tempi e implicato in macchinazioni.
e implicato in macchinazioni tra poteri opposti, grotteschi quanto assoluti. Perché io non l'ho ancora letto. E stanno traslocando i miei vicini? Chi è che continua a far sbattere le porte? Basta che sto registrando un video, non disturbate. Perché non l'ho ancora letto? Se conoscete questo autore e nello specifico questo libro, fatemi sapere nei commenti. Era rimasto lì, sepolto tra i vari libri che ho in libreria, me ne ero anche completamente dimenticata, ma adesso la mia curiosità si è riaccesa. Poi, L'uomo che cade di Don DeLillo, autore straconosciutissimo, autore che mi intimorisce parecchio perché mi ha sempre incuriosito tantissimo. Poi ho visto la trasposizione cinematografica di Rumore Bianco e l'ho guardata, lo ammetto perché sapete che io non mi vergogno di niente. L'ho guardata semplicemente perché ero nel periodo in cui cercavo di recuperare tutti i film possibili dove c'era Robert Pattinson. Non ci ho capito una mazza, cioè me lo sono guardata giusto per il gusto di guardare lui, ma della trama di quel film non ho capito assolutamente nulla e mi ha annoiata anche parecchio. Se non ci fosse stato Robert Pattinson l'avrei spento dopo un quarto d'ora. Poi ho recuperato uno dei suoi ultimi libri, l'ho letto in ebook, di cui non ricordo il titolo, mi ricordo che ha la copertina nera con questo cellulare che si vede di profilo, illuminato, se non mi ricordo male. È un libro che è uscito subito dopo la pandemia. Vabbè, non mi viene in mente perché ho detto è piccolino, voglio vedere se è un autore che riesco ad affrontare, se ha uno stile così astruso oppure ci si capisce qualcosa, perché magari la trasposizione cinematografica di Rumore Bianco era Rumore Bianco? No, ho detto Rumore Bianco perché è stato, secondo me, appena ristampato Rumore Bianco. Non era Rumore Bianco, era Cosmopolis. Cosmopolis. Usiamo la tecnologia perché sto dicendo castronerie dopo castronerie. Don DeLillo. Libri di Don DeLillo. Allora, no, 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 cosa ho fatto? Quello che ho letto è Il Silenzio, quello che vi dicevo che è uscito ultimamente nel 2021 dopo la pandemia con la copertina nera e il cellulare messo di traverso. Invece, il film che ho visto io è del. Ma no, quanto hai scritto? Cosmopolis, ok. Il film che ho visto era Cosmopolis, non ci ho capito una mazza. Cosa è successo qua? Scusate, non ci ho capito una mazza. Quindi quando è uscito Il Silenzio, visto che era un libricino piccolo, ho detto provo a leggere quello perché magari la trasposizione cinematografica di Cosmopolis non rispecchia quello che viene raccontato nel libro, quindi è per quello che mi ha annoiato, non ci ho capito una mazza. Quindi ho preso in ebook Il Silenzio, anche perché è un libricino così che costava, aveva un prezzo esorbitante per essere un libricino di boh, meno di 150 pagine, se non ricordo male. L'ho finito giusto perché era molto, molto, molto piccolo come romanzo, ma non ci ho capito una mazza, non mi è piaciuto. Però in casa ho questo perché prima di tutti questi ragionamenti, quando avevo intenzione di recuperare Don DeLillo per capire se era nelle mie corde oppure no, il titolo che mi ispirava di più era questo, L'uomo che cade, perché è una storia che si rifà a quello che è successo l'11 settembre. Infatti vedete che ci sono le Torri Gemelle qua in copertina ed è un argomento che a me interessa particolarmente. Quindi quando ci sono trame che raccontano di quell'evento che ci ha traumatizzati tutti noi dell'11 settembre 2001, io mi ci fiondo. Ho detto quale miglior titolo per vedere se Don DeLillo fa per me oppure no. Adesso sono un po' meno incuriosita perché avendo appunto letto Il Silenzio e non mi è piaciuto per niente, avendo visto Cosmopolis e mi ha annoiato tantissimo, non ci ho capito una mazza, ho detto forse proprio Don DeLillo non fa per me.
Però ce l'ho in casa, è sottile, prima o poi lo affronterò perché comunque il tema mi incuriosisce, quindi magari, chi lo sa, magari ho beccato proprio il titolo sbagliato con cui cominciare a leggere De Lillo. Poi, questo è un libro che penso, se non ricordo male, mi abbia regalato Lia. Penso mi sia stato regalato da Lia, tempi verbali così a cavolo di cane, Il talento del dolore di Andrew Miller, premio internazionale Impact Dublino del 99, premio, non lo so, legge Grinzane, Cavour 1999, e se non ricordo male me l'ha regalato lei, tant'è che dentro ho messo questo bellissimo disegno che mi aveva fatto sua figlia quando ero andata a trovarle e mi era stato consegnato questo regalo. Penso sia un libro abbastanza famoso. Stavo guardando. Ok, penso sia abbastanza famoso, ma per chi è ignoranto come me, leggiamo due o tre righe qua dietro nella quarta di copertina. Ambientato nel XVIII secolo, Il talento del dolore narra l'incredibile storia di James Dyer. Pronunciato Dyer, poi non si sa in verità la pronuncia giusta, che possiede dalla nascita un talento straordinario, non avverte il dolore e se si ferisce la sua pelle guarisce rapidamente. Sfuggito al destino di fenomeno da baraccone, il ragazzo diviene un chirurgo di fama internazionale grazie alla sua prodigiosa caratteristica che gli consente di operare con assoluto distacco emotivo. Ma l'insensibilità al dolore implica anche una sorta di apatia sentimentale, come se l'esperienza della sofferenza fosse il presupposto necessario per l'empatia affettiva. Sarà una donna misteriosa, conosciuta alla corte dell'imperatrice di Russia, a svelare a James l'essenza della vita nella sua complessità, conducendo il filo della narrazione a una svolta imprevedibile, strana e a tratti inquietante. Mi ispira moltissimo. Ah no, oltre al biglietto di Anita c'è anche il biglietto proprio di Lia. Quindi sì, confermo che me l'ha regalato lei, è che l'avevo messo in fondo e non l'avevo visto. Quindi questo, poi qua uno dei miei recuperi così quando ogni tanto mi viene da dire ma sì, devo recuperare assolutamente questo autore, questo libro, famosissimi, tutti l'hanno letto, tutti lo conoscono, io sono un ignorante come una capra, quindi li recupero poi. Rimangono a vegetare nella mia libreria, ma prima o poi arriverà il suo momento e io ce l'avrò pronto lì in libreria ad aspettarmi. Gente di Dublino di James Joyce. Non penso che abbia assolutamente bisogno di presentazioni né l'autore né il titolo in questione. Queste edizioni con l'angolino tagliato che a tanti non piacciono, a me lasciano indifferente, non mi fanno impazzire, ma non mi fanno neanche particolarmente schifo. E quindi niente, vediamo se si legge ancora lo scontrino quando l'ho comprato perché è sbiadito. L'ho comprato il 26 gennaio del 2019. Quindi a ridosso della pandemia, un po' prima della pandemia. Poi, questo comprato da me, direi, se non sbaglio, titolo della NN Editore, il Diner. Stavo cercando di canticchiare la canzone, Diner nel deserto, dovrebbe essere James Anderson. Come fa la canzone? Na 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 na, at the corner. Vabbè, basta, smetto di cantare. Dovrebbe essere. Dai, canzoni servono per imparare l'inglese. Penny, non guardare questo video, che se senti una cosa del genere aiutano a ricordarsi le pronunce e a imparare qualche parola in più in inglese. E l'ho recuperato perché la NN Editore è una casa editrice che mi ispira sempre molto, ha dei titoli sempre molto interessanti, anche se in verità io non ci vado particolarmente d'accordo, nel senso che ha dei titoli a catalogo che mi ispirano molto, tant'è che poi li compro, ma non tutti poi mi piacciono così tanto come. Cos'è questo spoiler, questa letta? Non tutti mi piacciono così tanto come pensavo da quello che avevo letto nella quarta di copertina, quindi è una sorta di rapporto conflittuale, non lo so. Comunque, di cosa parla il diner nel deserto? Il diner, diner, dai, sarà diner, vabbè. Ben Jones è un camionista sull'orlo della bancarotta che effettua consegne lungo la statale 117 del deserto dello Utah.
una terra ospitale solo per chi ha scelto di isolarsi dal mondo. Mi devo trasferire nello Utah. Un giorno Ben incontra Claire che si nasconde dal marito in una casa abbandonata e suona le corde di un violoncello invisibile. Ok, tutto a posto. L'amore per Claire porta Ben a stringere amicizia con Ginny, un'adolescente incinta in rotta con la madre, e a fare i conti con il burbero affetto di Walt, il proprietario di un diner nel deserto chiuso da anni in seguito a un terribile fatto di sangue. Tra rivelazioni inaspettate, scomparse improvvise e il furto di un prezioso strumento musicale, tutti incontrano il proprio destino, cieco come le alluvioni che allagano i canyon rocciosi. Ecco, non parliamo di alluvioni in questo periodo, però la trama sembra molto molto intrigante. Una cosa che a me piace tantissimo una delle cose che mi piacciono tantissimo della NN Editore è che qui dietro scrivono sempre a chi può interessare il libro. Il libro che uno ha in mano e sta guardando e sta ponderando se comprare oppure no. Questo libro è per chi è rimasto folgorato dal tramonto sulle rocce cangianti dei canyon, per chi ogni tanto si concede una sigaretta immaginaria, per Mildred Hayes, che scioglie il dolore partendo da Ebbing, e per chi ha capito che molte cose del mondo sono irragionevoli ma vanno accettate senza farsi più domande. Quindi mi ispira parecchio, parecchio assai. Vediamo. Se sarà un libro che mi farà innamorare o arrabbiare. Poi, con ancora la carta del pacchetto in cui era avvolto questo libro, perché questo è un regalo che mi ha fatto la Penny, non l'ho scritto da nessuna parte, ma me lo ricordo perché mi ricordo la frase che mi disse quando me lo regalò, 14 di Peter Kleins. E mi disse, non, perché in quel periodo avevamo idea di cambiare casa, poi non è successo, però avevamo idea di cambiare casa, quindi lei mi ha detto: se cambiate casa, se vi trasferite, non leggere questo libro in questo periodo, tienilo per un futuro in cui non avrai in progetto trasferimenti e traslochi. E non mi sono poi trasferita, però il libro non l'ho ancora letto. L'inferno raccontato nel thriller apocalittico 14 vi trascinerà nei territori del mistero e dell'horror più puro. Tra l'altro è una copertina bellissima, quelle copertine un po' ruvidine con alcuni dettagli invece lisci, lucidi. Poi mi piace proprio questa immagine che ricorda una porta con un lucchetto. La storia di Nate è quella di un ragazzo qualunque, giovane precario di Los Angeles, odia il suo lavoro, il suo conto in banca è costantemente in rosso, non ha una ragazza né progetti per il futuro. Quando decide di trasferirsi, il prezzo da pagare per una nuova casa lo spaventa, ma quell'appartamento a Palazzo Cavac, tra l'altro palazzo che ha un nome molto simile a quello che è il mio soprannome, Cava, sembra fatto apposta per lui, nonostante le porte chiuse con strani lucchetti, gli ascensori misteriosi e gli scarafaggi mutanti. Gli scarafaggi mutanti, che schifo. Quindi niente, tra il palazzo che ha un nome simile a quello che è il mio soprannome e tra il fatto che quando me l'ha regalato, io avevo intenzione di cambiare casa, cioè proprio un libro appuntino per me, che prima o poi leggerò. Penny, non perdere le speranze, prima o poi leggerò. Mi dà fastidio sta maglietta che scende da tutte le parti. Poi, questo ve l'avevo fatto vedere in un book haul, non so quale, non mi ricordo più quando l'ho comprato. I giudizi sospesi di Silvia Dai Pra. Libro che ho recuperato perché ne aveva parlato Chiara Martini, mi aveva incuriosito tantissimo e quindi l'avevo recuperato anche perché è stato quel periodo in cui ho letto altre due autrici italiane e quindi ero un po' in quel mood di romanzi scritti da autrici italiane. Chissà se nel giro di qualche secondo mi verrà in mente, perché ce l'ho lì sulla punta della lingua, Veronica Raimo si chiama Niente di vero e Strega comanda colore della Tagliaferri. Avevo letto quei due libri in quel periodo, o li avevo comprati e non li avevo ancora letti, non mi ricordo, a livello temporale, però comunque ero in quel mood e visto che l'aveva consigliato questo Chiara Martini, che io seguo con molto piacere, autrice italiana, storia di una famiglia abbastanza disagiata, ho detto ok, è mio. Poi, recuperone di 1000.000 anni fa,
non mi ricordo neanche più quando, preso all'usato un libro della Filippona Gregori, di Filippa Gregori, La regina della rosa rossa, libro preso a caso perché sentendo parlare spesso nei suoi video passati, poi ogni tanto la ritira fuori, però ne parlava soprattutto nei video di qualche anno fa, La Penny, sentendo parlare sempre di questa autrice dalla Penny. E mi ha incuriosito e quindi quando l'ho trovato l'usato ho recuperato un titolo a caso. Così ho detto proviamo a prendere un titolo qualsiasi, quello che trovo di Filippa Gregori per vedere se mi piace, poi nel caso recupererò altro. Nello specifico quindi avevo recuperato La regina della rosa rossa. Vediamo di cosa parla. Erede del nobile casato dei Lancaster. Che fatica. Margaret Beaufort è una donna ambiziosa, fermamente convinta che la rosa rossa, simbolo della sua famiglia, sia destinata a regnare sull'Inghilterra. Ma le sue speranze si infrangono il giorno in cui Enrico VI, amato cugino e sovrano, rifiuta di sposarla. Delusa e amareggiata, Margaret si lascia convincere dalla madre a un matrimonio senza amore. Si ritrova così, ancora giovanissima, legata a un uomo che ha il doppio, ha il doppio dei suoi anni e ben presto incinta di un bambino che non ha mai voluto. Sempre allegria. Cioè, devo dire che dove coio coio, io sempre del disagio. Decide però di non arrendersi e di trasformare i propri fallimenti in un trionfo. Bla 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 bla. Quindi, insomma, ho scelto una trama anche abbastanza intrigante, almeno per me. Poi, un libro di Ian McEwan, anche qua non c'è bisogno di presentare né l'autore né il libro, Solar, questa copertina stupenda. Questo l'ho preso al mercatino. Nel settembre del 2016 a 2,50 euro, mila anni fa, è recuperato perché McEwan è un autore che non mi dispiace, ho letto pochissimo di suo, però quel poco che ho letto mi è piaciuto molto e quindi quando ci sono delle trame, non è un autore che voglio recuperare in toto, però quando ci sono delle trame che mi intrigano, visto che so già che il suo stile di scrittura mi piace. E allora recupero, tant'è che poi a 2,50 euro non potevo lasciarlo lì. Poi questo è un libro distrutto che mi ha comprato Lia, me lo ricordo ancora quando era andata, secondo me, a un salone del libro. E mi aveva, io non ero potuta andare, mi viene a piangere. No, o era quando siamo andate insieme. Ma chi lo sa? Nella mia vita è tutto un mistero perché non mi ricordo neanche cosa faccio dalla mattina alla sera. Comunque, me l'ha regalato Lia, quindi questo sono sicura. No, secondo me era andata lei e io non ero potuta andare, quindi mi aveva portato un souvenir di consolazione. Mi aveva detto: mi dispiace che l'edizione è sfasciata, ma è un libro molto bello e ci tenevo a regalartelo. E quindi all'ibraccio ho trovato questa edizione sfasciata e te l'ho presa. E sto parlando di Nada di Carmen Laforet, che ovviamente non si pronuncerà così, cioè come vedete. Qua prima o poi ci metterò lo scotch, la copertina è completamente andata, tutta macchiata. Tra l'altro stavo guardando che dentro c'è questa etichetta stranissima. Vediamo se riesco a farvela vedere. C'è il titolo, il nome dell'autrice, il titolo, il prezzo in lire, 2500 lire e l'editore che è Einaudi. Ma non avevo mai visto dei libri Einaudi con questa etichetta dentro. Vabbè, si sta sfasciando il libro sotto ai miei occhi, tra le mie mani. Di cosa parla? Libro che io non conosco, se non me l'avesse regalato Lia, è un libro che io non ho mai visto, non ne ho mai sentito parlare. Nada di Carmen Laforet, si presenta al pubblico corredato della sua data di nascita e di quella della sua autrice. Non certo in veste di novità libraria, ma come il libro che ha conquistato ormai a distanza di 22 anni una precisa fisionomia storica all'imbocco della narrativa spagnola attuale. Scritto nel 1945 da una ragazza nata a Barcellona nel 1921 e vissuta nelle Canarie fino al ritorno a Barcellona nel 1939, Nada suscitò sulla letteratura spagnola del tempo, appena uscita dal disorientamento della guerra civile, dal torpore morale dei primi anni di regime franchista, un effetto non dissimile da quello esercitato sulla borghesia italiana anni avanti dagli indifferenti di Moravia. Più della sua scrittura, in cui le tracce di esistenza servì la puntualità del piccolo mondo rappresentato a indicare che una via, seppure modesta, esisteva per uscire dal vaniloquio dei pochi romanzi spagnoli di allora. Quasi senza volerlo, la studentessa 24enne riusciva attraverso la negatività della scena a offrire una visione simbolica della miseria morale e materiale della Spagna. Ne
del disordine squallido, della fatuità dei motivi e dei valori che aveva ormai coinvolto tutta la Spagna prostrata, scusate, e vi riusciva riproducendo una casa di sopravvissuti o sbandati dalla guerra, una Barcellona vuota o popolata di fantasmi, un dialogo di folli o di maniaci. È un libro particolarissimo, molto fuori dalla mia comfort zone, e proprio per questo mi incuriosisce parecchio, mi incuriosisce tantissimo. Veramente folle, un libro molto molto particolare che adesso metto via perché sennò non riuscirò mai a leggerlo perché mi si disfa tra le mani. Poi, libro recuperato da me non so quando, un libro di Enrico Brizzi, Tu che sei di me la migliore parte. La miglior parte. Enrico Brizzi è uno degli autori della mia adolescenza, l'ho conosciuto e amato follemente con Jack Frusciante uscito dal gruppo e poi ho letto altri suoi libri, Bastogne, che non so se si pronunci così, non mi ricordo, Bastogne, Bastogne, non lo so, e tanti altri. Era da parecchio che non leggevo più nulla di Brizzi e quando mi è capitato tra le mani questo romanzo l'ho voluto recuperare. Perché appunto è un amore folle della mia adolescenza, della mia giovinezza, e quindi volevo rituffarmi tra le righe, tra le parole di Brizzi. Avevamo fatto amicizia da cuccioli, ma non potevamo niente contro il nostro destino. A ognuno era riservata la sua vita e solo quella. Noi giochiamo due partite diverse, trovai la forza di spiegare. Possiamo sentirci vicini, ma non saremo mai la stessa cosa. No, Tommy, mi ammonì, non ricominciare, noi siamo già la stessa cosa. Quindi un libro che parla di amicizia, ambientato a Bologna negli anni Ottanta. Quindi so già che mi ritufferò in quelle atmosfere della mia adolescenza, della mia infanzia, e sarà un amarcord pazzesco perché Brizzi, da quello che mi ricordo, perché non lo leggo appunto da tantissimi anni, però è molto bravo a raccontare Bologna, che è una città che conosco e che la sento vicina perché comunque è molto simile anche a Modena, fa parte comunque della mia regione, e poi Modena e Bologna sono proprio vicinissime, quindi parla di un ambiente che conosco, un ambiente a me familiare, e sa parlare di questi rapporti di amicizia, di amore, e in quel periodo della vita che parte dall'adolescenza e arriva alla prima giovinezza in maniera molto autentica. Quindi so già che quando mi tufferò in questo romanzo sarà un grande amarcord, mi verrà molto da piangere, mi sentirò molto vecchia e triste. No, triste no, però insomma, sarà un tuffo nel passato. Poi, altro recuperone, perché è un autore che voglio assolutamente prima o poi recuperare, in queste edizioni che mi piacciono da morire, Belli e dannati di Francis Scott Fitzgerald. E di lui non ho ancora letto nulla, non ha bisogno di presentazioni, queste edizioni mi piacciono da morire. Della Minimum Fax, hanno queste copertine che proprio mi piacciono tanto. Stavo guardando che c'è anche un'introduzione, una prefazione di Sara Antonelli. Non so chi sia Sara Antonelli, però le prefazioni mi piacciono sempre molto quando si tratta di classici o classici moderni, e proprio per capire ed entrare ancora di più in quello che è il romanzo. E vabbè, è lui, prima o poi leggerò anche Fitzgerald. Poi questo è un saggio che ho comprato mille miliardi di anni fa, mamma mia come è scritto piccolo, in un periodo in cui leggevo tanti saggi su questo argomento di Christopher Itkens, Dio non è grande, come la religione avvelena ogni cosa. Ho letto tanti saggi riguardanti la religione per avere una visione più ampia della religione. Io sono atea, non credo e mi interessa sempre comunque informarmi, leggere, non sempre, nonostante io sia atea, sono d'accordo con quello che c'è scritto in saggi come questi. Però mi piace appunto leggere, informarmi e ampliare gli orizzonti il più possibile. Un atto di accusa contro la religione in tutte le sue manifestazioni. La fede religiosa è inestirpabile, appunto perché siamo creature ancora in evoluzione. Non si estinguerà mai, o almeno non si estinguerà finché non vinceremo la paura della morte, del buio, dell'ignoranza e degli altri. Questa è la tesi da cui parte Dio non è grande.
muovendosi tra l'analisi dei testi di fondazione delle grandi religioni, Bibbia e Corano soprattutto, e la riflessione sull'attualità politica e sullo scontro di civiltà in atto, lui costruisce un implacabile atto di accusa contro le follie cui l'uomo si abbandona nel nome di una fede: oscurantismo, superstizione, intolleranza, senso di colpa, terrore verso la sessualità, antisecolarismo. Bla 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 bla. Molto interessante. Poi, mia grande lacuna, sì, non l'ho mai letto, prima o poi lo leggerò, se questo è un uomo di Primo Levi. Non c'è nulla, assolutamente nulla da dire su questo libro, e tra l'altro leggo adesso che c'è la postfazione di Cesare Segre, che non vorrei dire una castroneria, ma visto il cognome, può essere che sia imparentato con Liliana Segre. O sto dicendo una cavolata? Non lo so, lo scoprirò quando lo leggerò e mi informerò meglio. Se voi lo sapete, scrivetemelo sotto nei commenti e c'è nulla da dire, assolutamente. Poi vabbè, questo ve lo faccio vedere giusto così perché è in uno degli ultimi, se non addirittura proprio l'ultimo book haul che ho fatto, Vamps. Poi anche qua, grande recuperone, prima o poi lo affronterò, mi intimorisce parecchio. Ma voglio affrontarlo, tra l'altro l'ha recuperato anche Lia, quindi sarà una lettura condivisa con Lia, ci faremo forza a vicenda. Neuromante di William Gibson, anche qui non c'è nulla assolutamente da dire, è un romanzo famosissimo. Se non sbaglio, non voglio dire anche qui una castroneria, dovrebbe essere uno dei primi libri definiti cyberpunk, direi, sì. Pubblicato nel 1984, Neuromante è il libro che ha dato origine all'universo virtuale narrativo del cyberpunk. L'ho comprato perché ne ha sempre parlato molto bene Nadia e sono sempre stata incuriosita da questa corrente letteraria, da questo genere letterario, il cyberpunk, e quindi una volta le dissi, per iniziare a leggere letteratura cyberpunk, da dove devo cominciare? E giustamente lei mi disse, inizia da Neuromante perché è il primo libro che fa parte di questo genere letterario. Quindi l'ho comprato, ma non è che mi intimorisce, ho paura che non mi piaccia e io invece vorrei tanto, tanto che questo libro mi entrasse nel cuore e vorrei tanto anche che questo libro potesse dare il via alla scoperta di un nuovo genere letterario, quindi potermi tuffare in questo genere, nel cyberpunk. Prima o poi lo affronterò. Vabbè, anche questo ho fatto vedere ultimamente, Goliarda di Angelo Pellegrino, ve l'ho fatto vedere. Anche se non lo sbatto, stai calma, ve l'ho fatto vedere in uno degli ultimi book haul. Anche questo penso di avervelo fatto vedere ultimamente. Dammi di Irina lei? Sì, penso di avervelo fatto vedere ultimamente nel book haul dove vi ho fatto vedere anche Glamorama. L'ho recuperato da Antonella, Libreria Città Futura. Quindi vado, ah sì, infatti qua c'è anche Glamorama di Bret Easton Ellis, quindi qua vado un po' più veloce, anche questo uno degli ultimi recuperi, vi ho spiegato tutto, le vicissitudini di Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, libro che ho lasciato più volte lì in libreria nella sezione libraccio che c'è qui alla Mondadori di Modena, è la terza volta quando l'ho trovato, ho detto che okay, è mio. Penso di avervi fatto vedere anche questo in uno dei primi book haul. Questa bellissima guida di viaggio della Lonely Planet dell'universo, stupendo questo libro, hanno avuto un'idea secondo me geniale, l'avessero fatto un pochino più flessibile perché è in copertina rigida e se lo apro del tutto si spacca completamente la costina, è veramente qualcosa di eccezionale. Anche questo ve l'ho fatto vedere in un book haul quando vi ho fatto vedere Il tempo è un bastardo perché l'ho preso direi lo stesso giorno. Nera schiena del tempo di lui, che non pronuncio, famosissimo e me l'avete anche già detto come si pronuncia varie volte, ma io non assimilo. È intelligente, ma non si applica. Sono io, cioè io non sono neanche intelligente e non mi applico neanche. Anche questo ve l'ho fatto vedere secondo me in uno dei primi book haul.
cacciatore, raccoglitore, genitore. Sapete che questi manuali, questi saggi che parlano di educazione mi piacciono, mi interessano tantissimo, poi non si sa mai quando io li leggerò, perché devo essere veramente in mood per mettermici con la testa e capire quello che sto leggendo, quindi devo proprio svegliarmi una mattina e dire ho voglia di aprire quel saggio e leggerlo, però poi quando mi ci immergo sono sempre saggi che mi danno tanti spunti di riflessione, e cosa che io adoro e li compro proprio per quello. Secondo me vi avevo fatto vedere anche questo perché dovrebbe essere un acquisto più o meno recente, quando dico più o meno recente dico da gennaio 2022, quando ho cominciato a farvi video recupero su tutto quello che avevo letto e comprato prima che aprissi il canale. Quindi secondo me ve l'ho già fatto vedere, di David Foster Wallace, Tennis TV, Trigonometria, Tornado e altre cose divertenti che non farò mai più. Un titolo lunghissimo, autore straconosciuto, come vi ho detto mille volte, autore che mi incuriosisce tantissimo e nella foga del momento, dopo aver letto un libro intervista, la sua biografia e poi avevo letto anche qualcos'altro, secondo me, riguardante sempre la sua vita, ho detto sì, voglio leggere Infinite Jest, voglio partire dal suo mattonazzo. Ovviamente ho letto le prime 30, boh, 30-50 pagine, non ci ho capito una mazza, ho detto forse è meglio se comincio da qualcosa di un pochino più agibile e quindi ho recuperato questo a caso, cioè quello che ho trovato in libreria c'era quello e ho recuperato quello. Poi, questo è un libro che ho comprato appena uscito perché lo desideravo assolutamente, volevo subito, subito, subito averlo in casa, ma da allora non l'ho ancora letto. Però vabbè, Il peso specifico dell'amore di Federica Bosco, un'autrice che mi è sempre piaciuta molto, ha uno stile di scrittura molto, molto fluido e ti fa immergere in queste storie d'amore che ti coccolano, non sempre, perché anche in questo caso dovrebbe essere una storia a lieto fine, ma comincia, se non mi ricordo male, con una situazione non tanto allegra. Se non ricordo male, un giorno l'amore finisce e basta, e lo fa così un mercoledì sera senza preavviso. Sei lì che guardi chi l'ha visto con il pigiama di pile e i calzini antiscivolo e lo osservi e ti sembra di vederlo per la prima volta, che mangia fissando lo schermo, una forchettata di pasta dopo l'altra e ti rendi conto che non ce la fai più, ma nemmeno un po', e che non puoi resistere un altro minuto seduta su quel divano con il pigiama di pile e i calzini antiscivolo. Quindi parte da evidentemente una crisi nella coppia, penso, per poi arrivare a una riscoperta di sé, forse a un lieto fine, non lo so, ve lo dirò quando lo leggerò. È un'autrice che appunto vi dicevo in passato ho letto vari libri suoi, adesso non me li ricordo più. No, cercavo di guardare se dai titoli mi ricordavo cosa. No, non mi ricordo cosa ho letto, però mi piaceva parecchio, quindi quando è uscito questo mi interessava tantissimo. L'ho comprato, l'ho voluto a tutti i costi, subito, subito, devo averlo subito, subito. Ed è ancora lì. Poi un saggio, anche questo, comprato mille, mila, mila anni fa. No, c'è il prezzo in euro, quindi c'era già l'euro. De. 2014. 2014, beh, insomma, sì, un po' di tempo fa, grassi, dolci, salati, come l'industria alimentare ci ha ingannato e continua a farlo. Siete pronti a conoscere la verità sul vostro carrello della spesa? No, però sono comunque curiosa. E niente, sono quei saggi, un po' anche forse per l'estetica, la copertina, questo titolo così che richiama l'attenzione. Che mi incuriosiscono e quindi io li compro perché io sono curiosa, voglio sapere, voglio leggere. Non si sa quando, ma prima o poi lo farò. Poi, questo è un libro che ho recuperato perché secondo me ne aveva parlato Silvia in un click su Instagram.
E c'era stato qualcosa che mi aveva fatto scattare la molla e avevo detto lo devo avere, lo devo avere. Però non mi ricordo più perché. Adesso lo scopriremo insieme. Di Tiziano Sclavi, Nero. Un thriller dell'autore di Dylan Dog, come dice qui. Vediamo. No, non c'è scritta la trama. Allora, questa volta Sclavi propone un romanzo horror che è una commedia nera interpretata da due amanti diabolici coinvolti in una sarabanda di eventi oscuri. Delitti, sparizioni di corpi, ricatti, regolamenti di conti, ladrocini. Lui è un visionario patetico e nevrotico, lei è una vamp svagata, passionale e incosciente. Lui e lei si ritrovano alle prese con una madre e un padre destinati a edipica fine, un investigatore che organizza trame oscure, un boss malavitoso tronfio di potere e benessere, un poliziotto ambiguo e vari teppisti. Nero è anche una metafora della nuova civiltà urbana senza identità e progetti. Difatti, mentre un cadavere fatto a pezzi e chiuso in una valigia scompare e ricompare, che gioia, i protagonisti e i comprimari cambiano personalità e ruolo. Ovviamente è una trama molto nelle mie corde, tra l'altro è un libro secondo me che si legge molto velocemente perché vedo che ha dei capitoli brevissimi, cosa che io adoro. Quindi questo qui. Questo mi è stato regalato, ovviamente non ricordo da chi. Dico che mi è stato regalato con questa sicurezza perché non mi ricordo di averlo comprato io, non è un autore che conosco, un'autrice. Autrice, un'autrice che conosco e non è un titolo che così su due piedi mi può incuriosire e soprattutto perché c'è il prezzo. No, non è il prezzo scancellato, perché il prezzo c'è. È il codice a barre cancellato. Come mai? Vabbè, comunque mi è stato regalato. Una relazione intima di Zeruya Shalev. Tra l'altro, di questa autrice, io penso di aver letto un libro e penso di averne anche un altro in casa suo. Ho letto Dolore. E ho in casa il suo ultimo libro, di cui non ricordo il titolo, uscito un paio d'anni fa, un anno fa. E quindi in un certo qual modo la conosco, l'autrice, ma non mi ha evidentemente colpita più di tanto, perché mi ricordo di aver letto Dolore, ma non mi ricordo assolutamente nulla di quel libro. Cosa spinge una giovane ricercatrice universitaria con una carriera avviata e un marito premuroso a lasciarsi travolgere dalla passione per un coetaneo del padre? La placida vita di Yara subisce una svolta improvvisa quando uno sconosciuto le apre la porta della casa dei suoi genitori. È Arie, enigmatico amico di gioventù del padre, assente da molti anni da Israele, il cui atteggiamento arrogante la affascina e al contempo la disgusta. Si ritrova suo malgrado a esserne ossessionata. Spinta a cercarlo con sempre maggiore insistenza e a iniziare con lui una relazione in cui il piacere si mischia a crudeli umiliazioni, precipitando in una spirale distruttiva. Pur di far parte della vita di Arie, Yara accetterà qualunque forma di sottomissione e tutte le sue menzogne, arrivando a rischiare di rovinare la carriera accademica e minare la solidità del proprio matrimonio. Quindi ci tuffiamo pesantemente nel disagio. Molto, molto nelle mie corde, quante volte l'ho detto? Anche questo fa parte sempre di libri con non cancellato il prezzo, ma con cancellato il codice a barre. Svegliare i leoni di Ayelet Gundar Goshen. Chissà, secondo me io invoco dei demoni quando cerco di pronunciare i nomi di autori che proprio non hanno senso, detti da me, e secondo me sto invocando dei demoni in verità. Quindi scusatemi. Svegliare i leoni, sì, l'ho detto. Ethan Green, persona onesta e ottimo medico, ha una vita quasi perfetta. Sposato con una bellissima poliziotta, è padre di due ragazzi. I suoi unici problemi sono i turni di lavoro estenuanti e il trasferimento forzato a Beersheba, città del sud di Israele, dove la polvere aleggia nell'aria e si insinua in ogni piega. Cioè, sono tutti e due ambientati a Israele. Sono tutti e due col codice a barre e non con il prezzo, ma il codice a barre cancellato. Questo dovrebbe farmi scattare qualcosa nella testa per farmi capire come mai questi libri sono in casa mia. Ma la mia testa è in ferie, quindi un giorno lo scopriremo.
dove la polvere aleggia nell'aria e si insinua in ogni piega. Mi sta venendo anche il dubbio di avervi già fatti vedere in un qualche book haul, e quindi magari in quel book haul c'era la spiegazione di come sono arrivati questi libri in casa mia. Chi lo sa? La mia vita è un mistero, per me. Per me che non ho memoria, finché una notte, guidando la sua jeep a tutta velocità nel deserto, colpisce qualcosa. È un uomo, un migrante africano ormai in fin di vita. Ethan Green fugge la scena, ma certi errori sono impossibili da eludere, e l'uomo ne ha la prova quando una donna eritrea bussa alla sua porta il giorno successivo, porgendogli il portafogli perso sul luogo dell'incidente e domandando un prezzo per il proprio silenzio. Quindi anche qua una trama abbastanza disagiata. Questo ve l'avevo fatto vedere, Distorted Fables di Deborah Simeone, una raccolta di racconti, se non ricordo male. Guardando se capivo se era una raccolta di racconti o la mia memoria fa acqua da tutte le parti, anche quando cerca di ricordarsi qualcosa. Comunque, vabbè, ve l'avevo già fatto vedere, sono sicura che ve l'avevo già fatto vedere, quindi vado oltre. Anche questo, secondo me, ve l'avevo già fatto vedere. E comunque, Joyce Carol Oates non ha bisogno di presentazioni, la figlia dello straniero. Questo l'ho preso io perché ha il prezzo scritto a matita nella prima pagina e quindi molto probabilmente l'ho recuperato al Sognalibro. Rebecca è una donna dai molti segreti, mentre si sposta senza una meta precisa lungo l'East Coast americana, tenendo stretto per mano il figlio Niley, lascia dietro di sé pezzi enormi del suo passato, due genitori giunti dall'Europa dilaniata dalla Seconda Guerra Mondiale e che l'hanno messa al mondo sulla nave che li trasportava lontano dagli orrori del nazismo. Un marito che trova sfogo alla durezza della vita quotidiana nella violenza sulla propria moglie, la lettera da un lontano cugino sopravvissuto all'Olocausto che le rivela di suo padre e di sua madre più di quanto essi avrebbero mai voluto confessare. L'unica soluzione per Rebecca e Niley sembra dunque quella di partire. Partire e annullarsi, reinventandosi in grembo all'America, perché in fondo l'America è anche questo. E suo padre, del resto, con la diffidenza spaurita dell'immigrato di prima generazione, spesso le ripeteva: "Tu sei nata qui, non ti faranno del male." Ma davvero riuscirà quel giovane immenso e violento paese a proteggere una madre e suo figlio? Lo scopriremo solo leggendolo. Poi, evviva la salute! Parole in disordine di Alena Gredon, libro che avevo recuperato in ebook, ma sapete che io non riesco più di tanto a leggere in ebook. È un supporto che mi ha aiutato molto a leggere quando avevo i bambini piccoli e quindi stavo spesso in posizioni scomode o con una luce che non mi permetteva di leggere libri cartacei, ma poi l'ho abbandonato. Non so se mai tornerò a leggere in ebook, ma per il momento no, e quindi questo libro l'ho recuperato anche in cartaceo, avendolo trovato all'usato. Se sentite rumori strani è la mia pancia che brontola perché ho fame, ma ho ancora tanti libri da farvi vedere, quindi pancia resisti. Tra l'altro mi si è sgretolato un libro in grembo. In un futuro imprecisato, la morte della carta è diventata realtà. Ecco, appunto, parlando di e-reader e ebook, ho fatto un esempio proprio perfetto perché evidentemente questo libro parla di questo, della sparizione dei libri cartacei. Librerie, biblioteche, giornali e riviste appartengono al passato, tutti trascorrono il loro tempo incollati a dispositivi mobili che non solo tengono in contatto costante le persone tra loro, ma sono diventati così intuitivi da chiamare i taxi prima che il loro proprietario sia uscito dall'ufficio. O da ordinare cibo d'asporto al primo crampo di fame. Ecco, in questo caso il primo crampo di fame c'è, ma non arriva nessuno a portarmi da mangiare. E persino creare e vendere parole in un mercato chiamato World Exchange. Anana Johnson lavora con suo padre, Doug, presso il dizionario nordamericano della lingua inglese, dove Doug sta lavorando all'ultima edizione cartacea che infatti verrà stampata. Doug è un intellettuale antitecnologico che ricorda con nostalgia i giorni in cui le persone si parlavano faccia a faccia o si scrivevano mail. Una sera Doug scompare e lascia solo un indizio, un biglietto dove ha scritto Alice. Il mio nome. Una parola in codice che indica pericolo. Lo so che sono una persona pericolosa. Questo è l'inizio del viaggio di Anana nella tana del coniglio. Wow, non mi ricordavo questa trama, voglio leggerlo subito, subito, immediatamente, ora.
questo libro di Nicolas Mathieu e i figli dopo di loro, recuperato perché ero in ferie a Gerba e avevo intorno a me, quando ero a bordo piscina, lì nel villaggio, un sacco di lettori e quindi cercavo di sbirciare le copertine, come facciamo noi lettori quando vediamo qualcun altro leggere, e solo che erano tutti stranieri. Ovviamente, la maggior parte francesi, e continuavo a vedere un signore nel lettino davanti a me con questa copertina, con questo libro, e mi ispirava tantissimo. Quindi sono andata a cercare la copertina su Google, mettendo cose che non vi dico, perché quando cerco le cose io, cioè secondo me c'è Google che ride dicendo: ah, c'è la pazza che mette nomi a caso, parole a caso, pensando di arrivare come quelli che cercano di rintracciare le canzoni su Shazam, cantandole in modo stonatissimo. Ecco, più o meno quella sono io. Ma, nonostante la mia ricerca strampalata, ero riuscita a capire che stava leggendo questo libro, vincitore di un qualche premio in Francia. E mi aveva incuriosito tantissimo e quindi poi l'avevo recuperato. Tra l'altro, ha vinto il premio Goncourt del 2018, con parole mie, del 2018. E secondo me, non vorrei dire una cavolata, ma quando lo stava leggendo il signore, questo libro non era stato ancora tradotto in italiano. È stato tradotto l'anno dopo, nel 2019, e io sono andata a Gerba, o DJ Erba, come lo chiamavo io. No, era già stato tradotto, perché secondo me ci sono andata. È stato tradotto quell'anno, secondo me ci sono andata nel 2019. Vabbè, comunque, era fresco fresco di stampa e l'ho voluto recuperare perché mi incuriosiva tantissimo. Che bello. Poi, questo libro recuperato, no, non mi ricordo se sì, direi di sì. L'ho recuperato perché era il nickname di Lisa, di cui non ricordo il cognome, ragazza che seguo su Instagram, aveva iniziato anche su YouTube, ma ha fatto solo un video, poi non ne ha più fatti, Lisa, perché? E che adesso appunto il suo profilo è con il suo nome e direi anche cognome, ma prima era Libri Sognanti, o solo Libri Sognanti o la città dei Libri Sognanti. E quindi mi ero incuriosita per questo nickname e ho scoperto che si rifaceva a questo libro di Walter Moers. Tra l'altro, se c'è ancora il suo video, l'unico che ha fatto su YouTube, ve lo linko qui sotto, perché spiegava cosa ha significato per lei questo libro, uno dei suoi libri preferiti, se non ricordo male, tant'è che appunto il suo nickname inizialmente faceva riferimento a questo libro, con queste immagini stupende. Tra l'altro mi ero imbattuta in una pagina particolare. Non questa, anche se è molto bella, con tutte queste scritte piccolissime. E quindi niente, scoprendo questo libro dalla trama molto accattivante, l'avevo recuperato. Dice: un avvertimento. Questa è una storia su un luogo in cui leggere è ancora un'avventura. Qui si parla di un luogo dove a leggere si rischia di impazzire, dove i libri possono ferire, avvelenare e perfino uccidere. Solo chi, pur di leggere, sia veramente disposto a correre simili rischi, solo chi sia pronto a giocarsi la pelle pur di conoscere la mia storia, mi segua e volti la pagina. L'ammonimento di Ildefonso de Sventramitis la dice lunga su questo nuovo romanzo ambientato a Zamonia. Il famoso dinosauro poeta, ancora giovane, modesto più o meno e simpatico, ci conduce in un viaggio alla volta di Librolandia per risolvere il mistero del manoscritto perfetto lasciatogli in eredità dal suo padrino. La leggendaria città sembra un'immensa libreria antiquaria, ma in realtà è piena zeppa di pericoli, mostri feroci e libri dotati di vita propria. Qui incontreremo l'alter ego zamoniaco di Lovecraft, ma anche di William Shakespeare, di Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Honoré de Balzac, Johann Wolfgang von Goethe e tanti altri, e risolveremo il mistero dell'ispirazione poetica. Tra
Tra Blade Runner, Fahrenheit 451 e Matrix, un universo bizzarro e geniale che solo una mente come Walter Moers poteva inventare. Un videogame impazzito, frutto di un'immaginazione sfrenata e di amore per la letteratura. Cioè, ha tutti gli elementi per essere un libro che amerò follemente. Tra l'altro, un libro che potrò far leggere anche ai miei figli, tra non molto, perché immagino che faccia parte della letteratura per ragazzi. Poi, libro saggio sempre su l'essere genitori, Mamma non ti arrabbiare, come rimanere un genitore amorevole e giusto anche quando tuo figlio ti fa sclerare. Non penso mi servirà questo libro, perché io sono una persona molto sclerotica, però è sempre bello leggere e farsi ispirare. Pancia brontola. Sangue inquieto di Robert Galbraith, alias J.K. Rowling. Anche questo ve l'ho già fatto vedere, mica. C'è un disegno. Non so perché sono così cretina oggi, perché ho fame. Dai, dove sei? Ti avevo visto. Voglio rivederti. C'è un disegno. C'è un disegno, una mappa. Qui. Wow, però non ve lo faccio vedere perché è alla fine e quindi non vorrei che fosse uno spoiler. Vabbè, c'è un disegno e ve l'ho già fatto vedere miliardi di volte. Ho letto i primi tre, prima o poi recupererò anche gli altri. Ogni volta che escono io li recupero perché li voglio tutti in copertina rigida e poi pian piano li leggerò. Poi, libro recuperato perché ne aveva. Ma questi libri perché perdono pezzi di pagine? Ho i topi in casa che rosicchiano le pagine. Recuperato perché ne aveva parlato. Cioè, ho l'immagine di lei, ma non mi viene il nome. Una ragazza che seguo sia su Instagram che qui su YouTube. Non mi viene il nome. Vabbè, quando vi linko qui sotto il titolo del libro, vi linko anche il video dove ne parlava, così scoprirete. Dai, come si chiama? Vabbè, non mi ricordo. Comunque l'ho scoperto grazie a questa ragazza, vi lascio tutto in descrizione. Ma l'inverno di Domenico Dara, libro che poi è stato letto anche da altre persone, tra cui, se non sbaglio, vediamo se dico l'ennesima castroneria. Da Sebastiano, Seba l'hai letto? Perché tutte le volte io mi ricordo che tu hai letto dei libri che in verità non hai letto. Non so perché, nella mia testa leggi cose che in verità non leggi. E libro di cui ho sentito parlare molto bene ed è molto nelle mie corde, mi ispira tantissimo. E quindi l'ho recuperato subito, appena ne avevo sentito parlare. Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria. Sono tutti libri che parlano di libri. Le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così da quando, tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera della regione, a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. E di Timpamara, a stolfo malinverno, è il bibliotecario. Oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in tanto passa dal macero per recuperare i libri che possono tornare in circolazione. Finché un giorno il messo comunale gli annuncia un nuovo impiego. Il pomeriggio continuerà a occuparsi della biblioteca, ma la mattina sarà il guardiano del cimitero. Lettore dalla vivida immaginazione, Astolfo mescola le storie dei romanzi con quelle dei compaesani, dei forestieri, dei lettori della biblioteca e dei visitatori del cimitero, dei vivi e degli estinti. A incuriosirlo è soprattutto una lapide senza nome e senza date, bla bla bla, poi va avanti, però direi che già questo stralcio di trama mi fa dire. Lo voglio leggere subito anche questo, ma non lo leggerò adesso perché devo finire di parlarvi di questi libri perché voglio andare a mangiare, ho fame. E anche voi dopo 1 ora e 3 minuti vi sarete anche rotti un po' le balle. Questo ve l'ho fatto vedere di Matteo Cerri, La cura del freddo, come uno spietato killer naturale può diventare una risorsa per il futuro. Il freddo è una risorsa per il futuro, avete capito? Voi chiamate l'estate. Viva il freddo, viva l'inverno e l'autunno, un saggio che parla appunto del freddo. Anche questo penso di avervelo fatto vedere recentemente. Il dio delle streghe. In questo celebre saggio l'autrice reinterpreta la persecuzione contro le streghe e la stregoneria come un lungo episodio durato fino alle soglie del 1700, della guerra del cristianesimo contro la religione pagana.
Basato sullo studio di figure quali Giovanna d'Arco, un'altra figura che non so leggere, Thomas Becket, e sull'ermeneutica di antichi rituali diffusi in varie zone d'Europa, esso è divenuto un'acquisizione definitiva nell'antropologia europea. Scritto minuscolo, perché scriverlo un po' più grande e fare un saggio invece che di 200 pagine di 300 sembrava brutta cosa, e quindi l'hanno scritto con un font illeggibile. Però è un argomento, come sapete, che stavo per dire, non vi posso far vedere questa foto perché avevo scambiato il piede per qualcos'altro, quindi pensavo fosse un'immagine un pochino porno, invece non lo è. E non si sa quando lo leggerò, però sapete che è un argomento, che mi interessa tantissimo. Poi, con la pancia che diventa sempre più imbarazzante perché brontola sempre di più, un libro di Offutt, non lo so, di Chris Lui, di cui ho letto, aiutami, ti prego, non mi ricordo il titolo, aiutami, perché non scrivete i titoli? Mio padre è il pornografo, mi è venuto in mente, anche se non lo scrivete, ti è. Biografia, autobiografia, memoir, che mi è piaciuto tantissimo, molto particolare, e lo si intuisce già dal titolo, e mi è piaciuto da morire. Mi è venuto il dubbio che no, sì, dovrebbe essere un memoir, dovrebbe essere una storia vera, la storia vera di suo padre, però mi è venuto il dubbio che forse mi sono nella mia memoria si sta confondendo e non è un memoir, ma è un romanzo di fantasia. Vabbè, comunque, libro bellissimo, mi è piaciuto un sacco, quindi quando ho trovato questo all'usato l'ho voluto recuperare senza saperne nulla, semplicemente perché lui è l'autore e mi sono innamorata di lui grazie a quel libro e quindi ho detto recuperiamo quest'altro libro. Tucker è appena tornato nel suo Kentucky dopo aver partecipato a una delle guerre più sporche e dimenticate della storia americana, quella di Corea. Ha combattuto in condizioni estreme, non ha esitato a uccidere come se fosse la cosa più naturale al mondo. È un reduce senza medaglie e senza rimorsi. Vuole solo ricongiungersi alle terre aspre e isolate nelle quali è cresciuto, costruirsi una famiglia e vivere in pace, anche se per farlo deve lavorare alle dipendenze di un contrabbandiere di alcol. Ma quando il suo fragile equilibrio e i suoi affetti più cari vengono messi in pericolo, non ha la minima titubanza. Riprendere in mano le armi, che sa usare come pochi, e si prepara a difendere ciò che ama nell'unico modo che conosce. Mi piace quando si parla di questa America pazza, violenta, ai margini di questo che penso sia un regalo, non l'ho recuperato io, o forse l'ho recuperato da casa di mia madre. Avevano spento anche la luna di Ruta Sepetys, Sepetys, Sepetys. Libro di cui ho sentito tanto parlare, abbastanza famoso, quindi non penso di dover dire molto. Mi hanno tolto tutto, mi hanno lasciato soltanto il buio e il freddo, ma io voglio vivere a ogni costo. Un libro che immagino parla dell'Olocausto. È il 14 giugno del 41 quando la polizia sovietica irrompe con violenza in casa sua, in Lituania. Lina, figlia del rettore dell'università, è sulla lista nera insieme a molti altri scrittori, professori, dottori e alle loro famiglie. Sono colpevoli di un solo reato, quello di esistere. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo, poi Vento e Flipper di Murakami, non ha bisogno di presentazioni, avrebbe solo bisogno di una spolverata più che di presentazioni. Murakami, ho letto poco e niente, ma è un autore non tra i miei preferiti, ma che mi incuriosisce, quindi quando ci sono quei titoli che solleticano la mia curiosità, recupero. Poi questo libro, stavo aspettando il brontolio perché sento che si sta accartocciando lo stomaco, eccolo. Mamma mia, cioè, sembrano tuoni. Ready Player One, anche questo famosissimo, l'ho trovato, come si può vedere, dalle 75 etichette messa anche sulla fascetta d'etichetta, per non incappare in errori, sul libraccio, libro di cui ho sentito parlare tantissimo e quindi l'ho voluto recuperare perché anche se è fuori dalla mia comfort zone mi ispirava e poi sapete che io, se c'è il titolo che mi incuriosisce, spazio molto volentieri fuori dalla mia comfort zone per allargare i miei orizzonti, letterariamente parlando. Letterariamente? Vabbè.
quindi ve lo faccio vedere solo così perché non ha bisogno di presentazioni, anche perché siamo tutti stanchi, abbiamo tutti fame, quindi quagliamo. Poi di Neil Gaiman, questa non è la mia faccia, penso che sia la sua autobiografia, biografia no, perché è scritta da lui, quindi semmai autobiografia. Questo libro è una lunga dichiarazione d'amore scritta da una persona innamorata dei libri e delle storie che accompagna i lettori alla scoperta delle mille manifestazioni della sua passione. Dentro non ci troverete solo ritratti di autori, di romanzi, di generi, ma anche riflessioni su film, musica, fumetti, arte e molto altro. In queste pagine emozionanti Gaiman ci prende per mano e ci guida dentro un universo affascinante e magico, il suo, e ci racconta quali miti, racconti, personaggi, sogni e speranze lo hanno formato nel corso degli anni. Sapete già che io amo le biografie, le autobiografie, soprattutto se sono autobiografie o biografie di scrittori. In questo caso non è solo uno scrittore, ma è un pazzo, è un genio, è un autore che conosco poco, come tutti gli autori, perché io non approfondisco mai una mazza, perché poi spizzico di qua e di là, perché sono una curiosona e voglio sapere di tutto e di più, ma ovviamente mi ci tuffo a capofitto. Poi, Le sette morti di Evelyn Hardcastle, recuperato, uno degli ultimi recuperi da Mondolibri, prima della mia disiscrizione all'abbonamento Mondolibri, perché ne avevo sentito straparlare da tutti e mi incuriosisce molto, e quindi, visto che dovevo recuperare un libro appunto da Mondolibri, ho detto recuperiamo questo. E ultimo libro comprato perché hai visto sul profilo di Silvia in un click su Instagram, Forche, roghi e ghigliottine. Sicuramente la conoscerete, se non la conoscete e vi piacciono queste letture molto disagiate, andate a seguirla su Instagram. Lei purtroppo non fa video, ma fa molte storie parlate su Instagram, e ci sono anche tutti i post, parla di tanto, di tante altre cose, non solo di libri, è una persona che viaggia molto, ci porta nei suoi viaggi e quindi è molto interessante perché ci fa vedere curiosità dei posti che visita, non so, oddio, non mi ricordo come si chiamano, perché io mi piacciono ma non li faccio io, quindi non mi ricordo mai come si chiamano, e ai Midori si chiama, quelle agende tutte particolari. Lei è bravissima nel fare tutti i disegnini, ha tutte gli strumenti per fare stampini, pagine particolari, colori, quindi tratta anche di quello e parla anche di libri, e spesso parla di libri molto particolari e molto disagianti. Quindi lei ha vari libri di questa casa editrice, di questo catalogo, no, catalogo, questa collana, ne ho anch'io un altro, sempre preso perché l'avevo visto nelle sue storie, e vabbè, non c'è nulla da dire, penso che la copertina e il titolo parlino da soli. La pena di morte attraverso i secoli, quindi si parla dei vari metodi che sono stati usati dall'uomo per la pena di morte, per infliggere la pena di morte. Bene, con questo abbiamo finito. Sono parecchio provata e basta, non ho quasi più voce di nuovo, chissà se un giorno mi tornerà la voce. Abbiamo portato a casa anche questo bookshelf tour dei libri non letti, confusionario come sempre, ma vabbè, ormai mi seguite da tanto, mi conoscete, tra l'altro ci tengo a ringraziarvi per l'ennesima volta perché siamo arrivati alla quota 1600, siamo in 1600, almeno mentre sto registrando siamo 1600-1602, quindi grazie, 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 siamo in tantissimi, non so, questi 1600 pazzi e pazze che hanno deciso di seguire questo canale, che disturbi avete nella testa, no, a parte gli scherzi, ovviamente vi ringrazio un sacco e basta, ci vediamo alla prossima. Sappiate che grazie a uno di voi, Luca, e secondo me l'aveva chiesto anche qualcun altro in un commento parecchio tempo fa, non mi ricordo più, e sto pensando, non so se riuscirò a farlo, quindi se avete suggerimenti scrivetemeli qui sotto, di fare un video dove vi parlo dei miei tatuaggi però collegandolo ai libri, perché non penso che un video puramente sui miei tatuaggi possa interessare, anche perché molti significati dei miei tatuaggi sono privati e non mi va di dirlo così ai 420, e però
Ecco, volevo fare qualcosa legato ai tatuaggi, ai libri, facendovi vedere i tatuaggi, vabbè, quelli che già avete visto e si vedono, magari farvi vedere più nello specifico, nel dettaglio, altri che sono in posti un po' difficili da farvi vedere, perché a meno che io non faccia un video in costume, ma anche no, e magari li fotografo e vi faccio vedere la foto. Non lo so, sto pensando, non so se mi verrà in mente qualcosa di fattibile, però se avete suggerimenti, se la cosa, l'idea vi piace e avete suggerimenti, qua sotto nei commenti. Bene, la smetto di blaterare e vado a mangiare perché ho una fame pazzesca. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!